e le barzellette. Sì, allora c'è, ma questo deve essere, guarda, il top, c'è, eh? C'è uno, top. Uno, e se no, cazzo. Uno il mano esce con una, no? Bella, porti, non era la fiala, poi la porti a cena fuori, poi vai dopo cena fuori, fai il drinkettino, prima della discoteca, poi vai in discoteca, poi dopo la discoteca vai a fare colazione. Poi dopo colazione, che si è fatta insomma verso una certa ora, tu usci, allora va sotto casa con questa qui, tutto questo serato, poi dice questa sera, si chiama questa. Allora questa arriva, parcheggia, questa che fa, allora grazie per la bella serata, dubaggi in te la guancia a pie cavallo. Come grazie per la bella spartita via cava giù dalla macchina, lei si avvantaggia, si mette tra lì e il portone, no? Allora lei vede avanti così e dice, beh, cosa fai? Ha detto, come grazie per la bella serata. Ma non so, ma te, tu siamo stati a pia l'aperitivo, e siamo stati a cena fuori, e siamo stati a pia drink dopo cella, discoteca, e poi pure la colazione con la discoteca, ciao, buonanotte. E ha detto, guarda, dice alle 4, perché tu vuoi andare? Ha detto, no, guarda, te da qui non passi prima che cosa? Dai, tanto oramai ci siamo capiti che io te piaccio, te mi piaci, voglio dire, allora ha detto dai, leva stamane a casa, no, te fammi finire il discorso, io te piaccio, te mi piaci, non fanno come voi donne che la mandi sempre alla lunga, no, che dici, chiudiamo stasera, ma che cazzo fai, come chiudiamo, dai, leva stamane, mandami a casa, no, aspetta un attimo, dice, sta a sentire, te bisogna che stasera mi fai, cosa ti devo, dai, fammi un buchino, ma cosa sei? Ma dai, voi uomini, porchi, pensi se dai, leva sta mano, ma no, fammi un buchino, no, leva sta mano, no, fammi un buchino, leva sta mano, fammi un buchino, leva sta mano, ma dopo una ventina di minuti si apre il portone del palazzo, viene fuori una in camicia da notte, no? Questi sta, fammi un buchino, ma andiamo a casa, questa si mette in mezzo, gli fa a tutti e due, va da lui e dice, senti, un buchino te lo fo io. Te fa mamma, ha detto giura, viene giù, te ne fa uno pure babbo, ha detto basta che levi con la mano al campanello, perché alle 4 della mattina noi altri volevo dormire stanotte.